Allora, c'è la partenza della terza tappa e c'è un problema. I meccanici hanno controllato e c'è il movimento della ruota libera che non funziona bene e quindi mi hanno cambiato la ruota, me l'hanno noleggiata e quindi si va avanti con questa ruota. Ha un Maxxis Icon e un Paco Pignoni Eagle. Quindi niente, oggi un'altra difficoltà da affrontare. È durissima, che fatica ragazzi. Quante volte penso, mi ritiro, che fatica ragazzi, che fatica. Forse, siamo arrivati in cima. Qui c'è un po' di discesa, ne approfitto per mangiare. Però bello questo primo single trail in discesa. Sono da solo ma dietro c'è qualcuno, quindi non sono ultimo. La pista di sci qua. Guarda Lillo lì davanti come va. Tratto in asfalto, sto facendo un'andatura che non riuscivo a fare ieri. Insomma oggi forse un po' meglio. La fine della salita, 2 km sul ciottoli. Devo stare sui bordi, o c'è il corno, proprio scorreva. Qui si fa come alla Parigi-Roubaix, che si sta ai margini dove è possibile, per essere un po' più scorrevoli. Ci siamo, la salita è finita. Adesso ci sono 10 km di discesa, quindi sarà importante alimentarsi bene e poi si arriva al primo rifornimento. Bello qua però, che bello! Mi cambia un po' la situazione, siamo dentro il bosco. Se non sbaglio questo pezzo di strada fu fatto costruire dai Longobardi, quindi pensate quanti secoli, da quanti secoli la gente transita su questo sentiero. Tango. Devo fermare qua un mazzo, sennò. Sembra impossibile ma ho recuperato anche qualcosina in questi. Sono molto simili a quelli che sono dalle mie parti, quindi mi trovo a casa. Oggi non sono da solo per adesso. Siamo al primo rifornimento. Sono rimasto qualche cosa. That was fun. Hey.
c'è il fuoco. Chilometro 32, inizia lo sterrato della seconda salita, ho già fatto un pezzo in asfalto bello ripido, quindi è importante andare su del proprio passo. Dai che anche questa parte di salita è quasi finita, tra poco dovrebbe spianare, non si scende ma si sta in quota. Allora, un po' una fase interlocutoria su asfalto, adesso si ricomincia con lo sterrato. Comunque qua nelle retrovie del gruppo siamo tutti mezzi bolliti, ragazzi, tutte le facce. Ho 3 ore per completare il percorso, dovrei starci dentro, però c'è una salita nel finale di 600 metri di dislivello che mi puzza un po', non vorrei che ci fosse da spingere. Altro cambio di terreno, siamo in una forestale adesso. Sto raggiungendo il californiano da davanti. 200 metri secondo il rifornimento, è stato tutto un su e giù insieme a sto monte. Siccome non dovrei avere problemi a stare dentro il tempo massimo oggi, ho fatto 2 parole di rifornimento con i giudici, anche quelli che organizzano. C'è anche dietro di me, ce ne sono ancora 11, e però ci sono stati dei ritiri, quindi li vedremo a fine giornata la classifica. Che mazzata dopo il secondo rifornimento, vedo la discesa avvicinarsi, ma c'è ancora questo settore da fare. 61 km, tratto di asfalto in discesa, a manetta! Discesa su asfalto, così non perdo tempo, tirati davanti, tirati chi è dietro. Che vacca, che trilli, ignorante. Tanto ignorante. Va volo, si è un po' più complicato, ma niente di che. Davanti a me, maledizione, non riesco a acchiapparlo, sto andando a 1000 all'ora. E inizia la salita, l'ultima salita. Questo va in giro per i fatti suoi. Meno 10 km, 400 metri di dislivello, dai che è quasi fatta anche oggi. Lo sapevo che non era ancora finita qua. 73 km, 6 km
al traguardo. Forza Stefanuccio, forza. Davanti mi è ripassato l'argentino, da dove è sbucato non lo so. Guarda che muro che c'è lì, a 4 km dall'arrivo. Credi che i disegni di tre sono sadici, veramente. Ciao campione, dammi la spintarella, dai. Oh, manca un'ora al tempo massimo e qua la situazione è sempre complicata. Mancano 7 km e 200 metri di dislivello, ma qui non si va avanti. Allora, mancano 50 minuti al tempo massimo. Assurdo qua. Ragazzi, no, 20% di pendenza, almeno si riesce a stare in sella, ma tornando tra loro. Sì, è peggio che fare lo zoncolano, ragazzi. Assurdo, gli ultimi 10 km sono i più duri della tappa. Incredibile, non me l'aspettavo così. Oh, si entra uno sterrato, è diventata un attimino più umana, però me la segna ancora arancione. Io voglio il verde, voglio la discesa. Eccala, eccala, un'altra salita. Dai, tanto, una più nemmeno. Dai che se Dio vuole, più è fatto. Mannaggia, sei stata dura questa. Probabilmente è la salita più dura. Ci siamo quasi, però manca mezz'ora al tempo limite. Devo fare una discesa tiratissima. Sì, 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 sì. Sono all'ultimo chilometro. Non devo far cavolate e ce la faccio. Ultimo chilometro. Sto arrivando. Fate largo. Oh cazzo. Le scale. Mannaggia buia. Non me l'aspettavo questo. Cosa? Non passare di lì? Yeah.